Liberi.tv, Riccardo Cristiano, primo Pride Cosentino. In mia compagnia Morena Rapolla, che è un avvocato e che ieri proprio, anzi l'altro ieri, ha tenuto qui proprio un convegno sulle persone trans e sul cammino delle persone trans, e quindi ha parlato di diritti. Doveva essere per forza qui ed è rimasta qui. Sono rimasta qui perché oggi è un giorno storico, davvero bellissimo per tutta la comunità cosentina, LGBT e non solo, perché la battaglia per i diritti civili è una battaglia che riguarda tutti. Sbaglia chi pensa che lottare per questa causa voglia riguardare solo le persone LGBT, non è così. Le battaglie per far crescere la nostra civiltà e per costruire un domani migliore, una Cosenza, una Calabria più accogliente, riguardano tutti. Quindi oggi sono orgogliosa di sentirmi in parte cittadina cosentina. Il sole dalla nostra parte, la piazza si sta popolando, dobbiamo solo far esplodere il nostro entusiasmo e la nostra energia irrefrenabile. Lo hai detto nell'intervista precedente, lo hai detto anche al convegno, dipende da noi questo cambiamento. Tu sei stata, e l'abbiamo visto anche su Facebook in questi giorni, bombardata di messaggi positivi dove hanno detto che ti ammirano perché ci hai messo la faccia. Sempre, io ci metto la faccia, sempre, non solo nella mia professione, ma io credo che il nostro corpo, la nostra vita, possa essere un esempio positivo per tutte le ragazze e i ragazzi transessuali, per far capire loro che la nostra vita è un po' più complessa, il percorso che noi dobbiamo fare per riabbracciare il nostro corpo, il nostro vissuto e riportarlo ad armonia è un percorso complesso, però questo non significa che anche noi non possiamo arrivare a realizzare i nostri sogni, a sentirci sereni, a sentirci veramente noi stessi. Il diritto di essere è la cosa più importante, quello non ce lo deve rubare nessuno, non fatevi saccheggiare ragazzi e ragazze del vostro diritto di essere e soprattutto di guardare riflesso allo specchio il sogno che avete di voi stessi. Grazie Morena, davvero, io ti ringrazio per il contributo che ci hai dato e ti chiedo di augurare a tutti quelli che ci stanno guardando buon Pride, buon primo Pride Cosentino. L'augurio che questo Pride sia un Pride indimenticabile, le premesse ci sono tutte. La cosa meravigliosa è che sono stata bombardata di messaggi e so che anche il comitato Arcigay di Cosenza è stato bombardato di messaggi di persone eterosessuali che sfileranno insieme a noi. Io mi sento davvero orgogliosa oggi di essere in questa piazza, quindi grazie Cosenza, grazie Calabria, in barba a chi dice che al sud siamo retrogradi. No, anche terre come queste riescono a stupirci positivamente. Che la Calabria oggi sia un esempio per tutta l'Italia. Liberi TV, Riccardo Cristiano.